Buonasera ragazzi, è Forza Napoli. Non sappiamo proprio vincere. Non riusciamo a vincere sta banda di scimmia. La squadra di serie B. Ah, Germania, ma per favore, voglio. Per favore. Mamma mia, che tristezza. Che tristezza. Mamma mia, io guamo, facci. Ma niente. Allora, raga, prima di iniziare il video, vi invito ad iscrivervi al mio canale, lasciate un like e seguite il canale di Che Calcio. Nelle descrizioni troverete tutto, a cui ci sono anche i miei video sponsor, a cui sponsorizzo articoli sportivi, robe qualità. E addirittura c'è pure il Black Friday, approfittato. Guardate qua, voglio, guardate, approfittate. Vi raccomando, è robe di qualità, è inutile che vi dico, dateci un'occhiata e non ve ne pentirete. Prezzi veramente bassissimi, vi raccomando. Allora, ritorniamo al video. Questo Napoli non sa vince, ma come si fa a pigliare un gol del genere di contropiede? Che manca in squadra. Neccia miseria, ma anche squadre in eccellenza pigliano un gol così. Tu stai vincendo 1-0, no? Come fai a barricarti tutto davanti e nessuno dietro? Ma anche squadre in eccellenza prendono quel gol così. Ma anche squadre in eccellenza. Manca proprio le cose basilari del calcio. Non lo so, non lo so. Ma tu le metti a tutto quanto hai. Ecco. Sprechiamo tanto, però sprechiamo tanto, sprechiamo proprio tantissimo. Tanto possesso palla, ma sinceramente a me sto possesso palla, ma che me ne fotte a me quello che mi interessa è il gioco e che ho la palla yeah, un contropiede del genere, ma come si fa a prendere un contropiede del genere? Ma gitto nemmeno nell'eccellenza. Le scuole calcio insegnano che non è così, non si può pigliare un gol così, non si può prendere un gol così. Non riusciamo a vincere con Berlino, la squadra di Serie B, la Germania, ma per favore, ma per favore. Ma allora in me, con chi sta allenando? Dove vogliamo andare? Proprio. Kvara non mi è piaciuto proprio, dice la verità, Kvara non mi è proprio piaciuto. È negli ultimi minuti si è intravisto un po', però a me Kvara non mi è piaciuto proprio. Politano è in formissimo, voglio, e si è visto che là se non lo fermavano andava a tiro, secondo me segnava lui. Guardate come lì. Il gol annullato sul fallo. Del capitano di Lorenzo, là ci sta tutto, era da annullare. Infatti, quando ce l'ha dato, ho detto, poi ho fatto vedere il replay. Ho detto, qua lo annullo perché si vede palesemente che Di Lorenzo si eleva sulle spalle del difensore. Il difensore non lo fa saltare perché voleva saltare, non lo fa saltare. Quindi era proprio lecito che lo annullava ed è giusto che l'ha annullato. E come ci dice, poca roba proprio. A Gitto facciamo la partita, bello, ok, così, però simma poca roba. Io sabato non ho fatto il video con la Salernitana che abbiamo vinto 2-0 perché stavo fuori, anche se metà l'ho sentita e metà l'ho vista dal cellulare. Sono sceso giù a Napoli e poi sono risalito in serata comunque. Però, visto che non l'ho vista del tutto, eccetera, poi non me la sentivo di fare il video perché non dovevo genere, no? Io, alla volta, sincero, non avevo voglia, anche se abbiamo vinto, perché ritornando al discorso della vittoria. Queste vittorie qua non mi fanno culo, a me mi fanno culo che squadrano poco. Già in Champions tali a mangiare queste squadre. Tali a mangiare. In campionato quando acchiappano squadre un poco più elevate, o Pirt o Parigi. Questo è.
come vi ho già detto vicino a voi, raga, come vi ho detto vicino a voi, che con qualsiasi che succede, non si fanno tre vittorie di fila. Tre vittorie di fila non si fanno. Ma tu cazzo vuoi me questo allenatore? Ditemi a me, dove cazzo vogliamo andare questo allenatore? Ah, per favore, voglio, per favore. Ma Rulimi, non si fanno tre vittorie di fila. Se tu non vai tre vittorie di fila, ve l'ho detto pure al video precedente, tu sei una squadra di quarto o quinto posto. Questo è. Acca non ti muovo. Ormai è tardi, ormai diciamo... Pigliamo andato allenatore, sì, ma chi viene? Chi? Conte non ha voluto venire perché chi l'hanno ci schifa e noi schifamma peggio che ci schifis. Quindi, ci doveva pensare prima, ci doveva pensare. Per me con Garcia queste sono le partite. Con Garcia queste sono le partite, voglio. È proprio nero, è tosto con Garcia. Sempre più convinto che Achille se ne deve andare quanto prima. Perché non è cosa, voglio. Non si fanno tre vittorie di fila. Tre vittorie di fila non si fanno con questo Calasimarca, questa scorsa di Funucci. Per carità, ve l'ho detto, è una bravissima persona. Nulla a togliere, si vede proprio dalla faccia che è una bravissima persona. Però non ci si fa gente cagazzina. E non. Niente, non ci si. Non ci siamo, voglio. Deluso. Carità, sì, hai fatto tanto, però se non concludi niente. Hai fatto, a me, sinceramente, pure che hai fatto, non hai concluso niente. Era meglio che non lo facevi. Questo è il discorso. Vabbè, allora che vi devo dire? Purtroppo, sono deluso. Sì, sono deluso di questo risultato che... E poi pure questo gol come abbiamo preso, voglio. Questo manca dell'eccellenza, perché non sti gol così. Non scherziamo proprio. A prendere un gol così è ridicolo. Ridicolo. Sto gol è ridicolo come l'abbiamo preso. Poi non siamo in grado di tutto. Che poi vogliamo parlare. Sto gol è venuto pure fortuito, voglio. Questo gol, noi vogliamo valutare tutta la situazione. Questo gol è venuto pure fortuito. In un rimballo che la caviglia come bippa è rimbalzato un bacio a spalle Politò e chiuda in. Signor manca segniamo, voglio. No, non è possibile. Con chi sta allenatore non si va a nessuna parte. Metti da bello qua, voi. Ecco, perciò mi immagino sfastriata e poi faccio video e poi no, perché ma... Per favore. Vabbè, è andata così. Sempre forza Napoli, solo la maglia. Voi sapete che io il Napoli lo amo, ma non ci siamo. Troppe partite, troppi punti, lasciati. No, non ci siamo. Vabbè, voglio. Io vi saluto, un bacione, sempre forza Napoli. Sempre, perché tutto riesce, calcisticamente parlando, è munizza sicchia, lo dico a Bippo di che fa. Ciao, vai giù! E forza Napoli!